Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. L'ora di pranzo si avvicina e allora prepariamo insieme questa gustosissima pasta al forno con gli asparagi e il prosciutto cotto. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 200 g di mozzarella, 100 g di prosciutto cotto, uno scalogno tagliato finemente, gli asparagi circa 500 g che ho tagliato a pezzettini tenendo da parte le punte, 50 g di burro diviso in due parti, 20 e 30, 30 g di farina, 300 ml di latte, olio e sale, la pasta naturalmente in un formato di pasta corto, noi abbiamo scelto i fusilli e non ci resta altro che spostarci ai fornelli, portare l'acqua a bollire e mettiamoci subito a cucinare. Come prima cosa portiamo a bollire l'acqua per la pasta. In questa piccola casseruola invece dobbiamo andare a preparare la besciamella. Primo step è lasciare sciogliere una noce di burro. I 30 grammi di 50 sono questi. E poi aggiungiamo la farina. Ho lasciato intiepidire anche il latte nel forno a microonde per far prima. Il burro è ben sciolto, andiamo ad aggiungere adesso la farina, tutto in una volta. Mescoliamo bene finché non rimane, e cuociamola qualche secondo finché non rimane più nessun pezzo bianco tanto visibile. Non rimane altro adesso che aggiungere il latte. Mescoliamo bene a sciogliere tutti questi grumi. Saliamo, pepiamo e lasciamo da parte. La nostra besciamella, prima di tutto, è pronta e messa da parte. Io l'ho passata anche al setaccio per evitare che rimanessero dei grumi. In questa padella, invece, ho preriscaldato un cucchiaio abbondante di olio d'oliva. Eccolo che è pronto, andiamo ad aggiungere lo scalogno e lasciarlo dorare qualche secondo. Il nostro scalogno è appassito bene, è arrivato il momento di andare ad aggiungere gli asparagi tagliati a pezzettini piccolini. Diamo una bella mescolata. Come vedete qui ci sono solo i gambi perché le punte le abbiamo lasciate come decorazione finale quando li andremo a mettere nella teglia che andranno in forno. Un pizzico di sale. Un pizzico di pepe. Ok, ora ricopriamoli di acqua calda proprio a filo e lasciamoli andare per 8-10 minuti fino a che non saranno belli morbidi. L'acqua per la pasta bolle, l'ho salata, andiamo ad aggiungere la pasta. Questa cuoce in 11 minuti, 9 minuti di cottura, la scoleremo perché la faremo finire di cuocere in forno. I nostri asparagi sono belli morbidi, li ho aggiunti in questo bicchiere. Andiamo ad aggiungere adesso la nostra besciamella perché dobbiamo andarli a frullare tutti insieme. Se il composto dovesse risultare un po' troppo duro, aggiungete pure un mezzo mestolo di acqua di cottura, va più che bene. Anche io inizio a frullare e mi regolo di conseguenza. Per me va benissimo così, dobbiamo solamente aspettare che la pasta finisca di cuocere e poi assembliamo tutto insieme. La nostra pasta è scolata, andiamo ad aggiungere ora i nostri asparagi e la nostra besciamella insieme. Andiamo a mescolare bene. Andiamo ad aggiungere una parte del formaggio, il prosciutto cotto e finiamo di mescolare. Una parte della mozzarella, esattamente metà. Mescoliamo tutto bene. Trasferiamo la nostra pasta in questa teglia che ho imburrato con la rimanente parte di burro rimasta nella lista degli ingredienti.
bene, andiamo ad aggiungere la rimanente mozzarella. Una generosa manciata di formaggio e le punte degli asparagi. Questi vanno in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Io vado ad apparecchiare la tavola e ci vediamo dopo per metterci tutti insieme a tavola. Dopo 25 minuti a 180 gradi noi siamo pronti per gustarci questa fantastica pasta al forno con gli asparagi. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. A noi non resta che lasciarla intiepidire ancora qualche minuto e poi sederci a tavola e gustarcela. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.